economiche del nostro paese. Io vi ringrazio tutti per la partecipazione e voglio soltanto per un attimo ricordare una vicenda triste purtroppo dei tre lavoratori della ex PRL che sono deceduti oggi nell'ex stabilimento della PRL a Caserta, a Capua, e che per noi rappresenta non un modo, come dire, per ricordarli in modo formalissimo, ma un dolore vero a cui ci associamo, col quale ci associamo ai familiari e a tutti. Un'ultimissima. Considerazione. Noi realizziamo questa manifestazione col sostegno. Presentazione. Allora, Fini e Berlusconi romperanno, continueranno. Che succederà? Cominciamo da Sandro Rotolo. Bella domanda. Non abbiamo la palla di vetro, però è indubbio, diciamo, che quello che è accaduto quest'estate, tu facevi riferimento anche ai mesi precedenti, l'estate, ci dicono quello che nell'aria si respirava, cioè siamo alla fine di un sistema, di un regime, il regime berlusconiano. Questo non vuol dire che ci saranno le elezioni anticipate subito e ci sarà la svolta, però quel modello di consenso e quegli equilibri che si erano creati con la nascita del PDL, beh, è sotto gli occhi di tutti. Io dico che la partenza di questa crisi è in quella famosa quattro righe scritte da Veronica Lario all'agenzia ANSA, stiamo parlando, Marco, di un anno e tre mesi fa, era aprile, era marzo, aprile quindi del 2009, e da lì che abbiamo assistito a una radicalizzazione. È importante quell'elemento perché prima della vicenda D'Addario, e quindi poi non è che parliamo di fatti laterali, perché poi nella legge sulle intercettazioni, per esempio, quello che è accaduto con la D'Addario rientra in un progetto di legge, cioè il divieto assoluto. Poi c'è stata la mediazione con i Finiani, per cui giornalisti, professionisti, eccetera, potevano pubblicare o mandare in onda, diciamo, le intercettazioni, le comunicazioni prese in modo non pubblico, diciamo, gli incontri. Però capiamo che tutto nasce da Noemi. Noemi Casoria, perché nasce tutto da lì? Perché ci sono alcuni giornali che capiscono che non è una vicenda di privacy o personale, ma è una vicenda politica di primo piano. Parliamo di Repubblica, parliamo di Repubblica. Quindi c'è questo giornale che esce da questo suo atteggiamento rispettoso, moderato, e incomincia a capire, diciamo, il berlusconismo, che cos'è il regime berlusconiano. Noi ce ne siamo accorti già nel 94, non è che dobbiamo citare Samarcanda Tempo Reale oppure Marco con i primi libri che scrive sull'odore dei soldi e su chi era Silvio Berlusconi. Diciamo, una parte dell'opposizione se ne rende conto soltanto nell'ultimo periodo, un'altra parte continua a far finta di non essere interessato, diciamo, a questo aspetto. E comincia, quindi, si decide addirittura il cambio di direttore al giornale, c'era Mario Giordano, viene tolto Mario Giordano, e comincia questo gioco al massacro della democrazia. Per cui abbiamo il delitto boffo, io continuo a chiamarlo omicidio boffo, perché è chiaro, non siamo ai tempi del fascismo quando si doveva uccidere, si uccideva, però togliere con una campagna stampa, togliere di mezzo il direttore di un giornale dell'Avvenire, boffo, equivale a un omicidio. Prosegue con l'attacco
al presidente della Camera già all'epoca e ritornano all'attacco quando una componente del PDL comincia a criticare Silvio Berlusconi, e abbiamo tutta la campagna di quest'estate di Monte Carlo. Allora è chiaro che quando un giornalista ha una notizia la deve dare, non c'è ombra di dubbio, però non puoi non tener conto che cosa c'è dietro quella notizia e la campagna e l'uso che si fa di quella notizia. Marco ha scritto e dirà se vorrà come la pensa lui, io mi ci ritrovo nelle cose che dice, è ovvio che non puoi mettere sullo stesso piano la vicenda della casa dell'ex ministro Scajola, che ora sta tornando ad avere un ruolo pubblico all'interno del PDL, non del governo dal quale si è dimesso. E lì c'era un elemento di indagine sulla corruzione, cioè ottiene una casa per finta di non sapere in cambio di qualcosa, ma su questo i magistrati indagheranno. Però è indubbio che la vicenda di Monte Carlo, una risposta all'opinione pubblica il Presidente della Camera la dovrà dare. Non c'è nessun al momento nessun reato penale, lui non è iscritto, mi chiedo scusa perché non ho spento il telefono, però è indubbio che appare il partito, certo è un organo privato, non è un elemento, però è indubbio che insomma c'è una signora che lascia ad Alleanza Nazionale una serie di beni, questo bene, questa casa di Monte Carlo viene venduto da Alleanza Nazionale e guarda caso poi c'è il cognato del leader di questa forza politica che è in affitto. E allora una risposta l'opinione pubblica, giustamente, anche se non c'è nessun elemento, però è una risposta, perché comunque è il bene di una signora che credeva in un partito e il leader di quel partito, poi si ritrova il cognato che affitta la casa, quindi dovrà dare una risposta. Però questa campagna non la puoi tenere distaccata dal ruolo di killer che hanno questi giornali del Presidente del Consiglio. Parlo del Giornale, ma parliamo anche di tutto quel tipo di settimanali del gossip, che continuano a fare una campagna a favore, diciamo, della famiglia del leader di Silvio Berlusconi e contro, diciamo, gli oppositori di Silvio Berlusconi. Quindi siamo in una situazione dove le vicende personali, tra virgolette, del Premier si confondono ed entrano dentro le vicende politiche del nostro paese. Facevo l'esempio del comma d'addario, ed è chiaro che oggi c'è tutta questa situazione di attesa, perché c'è questa scadenza del 14 dicembre, e c'è il rischio per lui di dover essere processato per la vicenda Mills, per altri due procedimenti che sono in corso e che sono bloccati in questo momento. E allora è una situazione che vede sotto attacco l'informazione da una parte, anche le vicende per esempio emerse con l'inchiesta di Trani dell'anno scorso sono estremamente emblematiche e significative, dove non solo c'è il solito rapporto tra imperatore e suddito, ma addirittura si inquina un'autorità terza dello Stato, che è l'autority delle comunicazioni, dove ci dovremmo riconoscere tutti come garante di tutti, e dove lì c'era un commissario messo da Silvio Berlusconi a fare gli interessi di Silvio Berlusconi, che tramava per penalizzare e per chiudere la trasmissione Anno Zero. Io prevedo un autunno molto difficile, è vero, in questo momento
le nubi si stanno diradando, pare che questa scadenza di novembre venga superata, anche se oggi per esempio la dichiarazione di Fini dal Canada è emblematica, perché dice sì, lui deve venire, Berlusconi deve venire alla Camera a fine settembre, ma poi il programma deve essere votato, quindi non è che siamo ancora alla pace e non penso che ci sarà pace. Avremo una situazione conflittuale con questa scadenza del 14 dicembre, dove si giocherà di nuovo la partita contro la magistratura. Beh, l'incontro che ha fatto ieri a Mosca, ben hanno detto che è vergognoso, l'ha detto anche la battuta che ha fatto Fini quando ieri ha detto io all'estero parlo bene del mio paese. Beh, Berlusconi ha attaccato Gianfranco Fini da Mosca e ha attaccato la magistratura, che è uno dei poteri del nostro Stato. E non penso che l'informazione possa star tranquilla, perché hanno accantonato il disegno di legge sulle intercettazioni. Noi giorno dopo giorno, la vicenda appunto del giornale è emblematica, oramai noi siamo un paese molto, in questo molto Unione Sovietica e paesi dell'est di una volta, disinformazione a dossieraggio. Dossieraggio, giornalisti che vengono minacciati. Noi siamo il paese dove negli ultimi 2 anni più di 200 giornalisti, importanti scrittori, importanti come Roberto Saviano, come Lirio Abbate, ma anche giornalisti che fanno il loro lavoro e la loro professione in terre desolate, come la Calabria, la Sicilia. Abbiamo addirittura autori teatrali che vengono minacciati a Milano. Abbiamo inchieste della magistratura, è su questo che dobbiamo riflettere. Perché questi magistrati fanno così tanto paura e mettono a rischio la governabilità? Ma mettono a rischio la governabilità quei politici che hanno contatti con la malavita organizzata o che stanno dentro le cricche e rubano i soldi a noi che paghiamo le tasse? Mettono a rischio loro la governabilità o la mettono a rischio i magistrati che indagano e che devono scoprire questo? Io ora voglio dire, noi campani, napoletani, beh, abbiamo il sindaco di Pollica che è stato ucciso, al quale un ricordo di tutti noi. Riflettiamo su questo nostro mezzogiorno, dove ad Acciaroli viene ucciso un sindaco che difende l'ambiente, il territorio, e che dice no alla criminalità. E 3 giorni dopo Costiera Amalfitana crolla per un temporale, c'è una ragazza che è ancora dispersa perché queste forze criminali devastano, e questa politica corrotta che lascia i permessi, che non guarda il territorio, che fa costruire, che abbandona il territorio, la terra, ma anche fa aumentare le costruzioni in zone dove ci sono i vincoli, chiude un occhio e che devasta appunto e che uccide. Ecco, noi dobbiamo stare attenti, perché penso che è una situazione difficile dove la partita è ancora aperta e dove ogni giorno ognuno di noi rischia in un contesto di cricche, in un contesto dove loro sbandierano la battaglia e la vittoria sulle mafie, poi ogni giorno sappiamo che così non è. Io pensavo a Vassallo, ma penso anche che tra qualche giorno sarà l'anniversario di Giancarlo Siani, di un giornalista che faceva il suo dovere in una provincia, in una città di provincia di Napoli. Oggi ci sono tanti giornalisti che rischiano la vita per fare il loro lavoro.